È stata già premiata al B-Fest. Sì, sì, perché erano 81, ho preso il premio del FIPRESI, no? E adesso è la cerimonia di tutti i premi FIPRESI. Premio della critica cinematografica FIPRESI per la prima e unica volta ad una donna, la cineasta tedesca Margarete von Trotta, faro del femminismo cinematografico, protagonista della sesta giornata del B-Fest. La regista di Anni di Piombo, Leone d'Oro a Venezia, ha raccontato del suo ultimo film, The Misplaced World, proiettato al Petruzzelli. Il titolo viene da una citazione di un'aria di Gustav Mahler. Ho perduto il mondo, adesso il mondo mi ha perduto. E allora è questo, ha a che fare con la musica, ma anche con una donna che ha perso la memoria. Il primo film della sua vita ha 16 anni, I bambini ci guardano, di Vittorio De Sica. La sua musa di tanti film è l'attrice Barbara Sukhova, ma ha un rammarico, quello di non aver girato un film con Mastroianni e Volonté. Ma non ho mai potuto fare un film con loro. E questo mi dispiace veramente moltissimo. Ieri sera l'annuncio del regista, assente, vincitore della sezione opere prime e seconde, Sebastiano Riso, con Più buio di mezzanotte. Oggi il gran finale con Nanni Moretti, riceverà due premi, il FIPRESI Platinum Award e il Federico Fellini Platinum Award per l'eccellenza cinematografica. Chiusura con le premiazioni dei migliori registi e attori. Madrina della serata sarà l'attrice Stefania Rocca.